aiutato con tutte le riprese, e tutto quello che uscirà da qui a non so quanto è stato già registrato, quindi insomma, diciamo che ho agito nell'ombra, una roba del genere. Possiamo dire, sì, possiamo dirlo tranquillamente. Quindi sono molto felice, perché ci lavoro da tipo già 3-4 mesetti più o meno. E il primo video che uscirà ovviamente sarà un crescendo di qualità, di contenuti e tutto. E devo dire che l'asticella si alza sempre di più. Eve Morgan, mi dispiace, non parlo spagnolo. Se no, davvero ti risponderei volentieri. Prometto che sono bello, quindi grazie. E come vanno gli allenamenti? Davvero bene, penso davvero che quest'estate riuscirò finalmente a non vergognarmi di quello che c'è qua sotto. Direi che, cioè, penso sia anche ora in realtà, quindi ci sta. Niente, sono sempre più sicuro, anche perché qua abbiamo fatto la palestra, abbiamo preso bilancieri, cose per fare trazioni, tutto. Quindi sì, ci sono davvero, come dire, buone possibilità che arrivi all'estate molto confident. Sto leggendo un po' i commenti. Comunque, allora, ma andrai al mare senza maglietta? Ma lo spero, sai, ho tanta di quella voglia. Comunque, sì, ce la farò tranquillamente, cioè non tranquillamente, ma ce la farò, ne sono abbastanza sicuro. Anche se ho paura di arrivare al punto in cui magari tempo fa avrei detto ok, questo è il mio traguardo, ho paura di arrivare a quel punto e dire no, non sono ancora pronto. Perché è molto possibile, conoscendomi comunque. Comunque. Adesso inizio a dirti, a dirvi due cose. Cosa ne pensi del nuovo album di Psychology? Non sapevo neanche che fosse uscito, sinceramente. Andrò ad ascoltarlo dopo questa live. Quindi va bene così. Va bene così. Il naso bruciato, sì. Ho preso il sole e non lo prendo mai, sono un vampiro. Cioè, chi mi conosce sa che sono pallido come un non so cosa. Quindi, insomma, diciamo che è una delle poche volte in cui prendo il sole. Allora, parlando del discorso, delle storie che ho fatto ieri comunque sul profilo, dove annunciavo appunto che il 3 uscirà il primo video di una serie davvero molto lunga con interviste, vabbè, non voglio neanche anticipare troppo, ho parlato anche comunque di quest'ultimo periodo che comunque, in un modo o nell'altro, mi ha portato a dare tutta la mia attenzione, tutto il mio tempo ad altre persone. Che appunto, gomma sempre presente. Solo gli OG sanno. Comunque, appunto, ho dato tutto il mio tempo a tante persone e il discorso non era indirizzato a una sola persona, ovviamente, ma a una cerchia. Che poi alla fine, insomma, è andata a finire come è andata a finire, e appunto penso sia anche l'ora di dire che insomma, con Sofia è finita. Era ora di dirlo. È un peso che mi tolgo, perché svegliarmi ogni mattina e vedere i DM pieni di "ma con Sofia come va? Con Sofia come non va?" anche basta, diciamo. Quindi sì, sono felice di dirlo, cioè felice, insomma, però. Sì, almeno mi tolgo questo peso. Spero di non trovarmi più i DM pieni di queste cose. Spero. Però voglio raccontarvi, almeno per non essere troppo drammatico, voglio raccontarvi del modo in cui ci siamo rimessi insieme, perché per me è stato davvero un film. Cioè, io. È stato un film incredibile. Comunque, sentite questa. Praticamente, facciamo un passo indietro. Anzi, tanti passi indietro. Torniamo a quest'estate. Ci eravamo lasciati, tutto a posto. Io ero tristissimo ed ero anche in quarantena, quindi non c'avevo proprio niente da fare tutto il giorno, ok? Fatto sta che, cioè, questa qua è davvero assurda come storia. Praticamente,
Ascoltate. Fatto sta che io, essendo comunque in quarantena, triste, drenato di tutto, vabbè, ero praticamente morto. Che succede? Leggevo sempre DM. Perché alla fine gli unici che vi facevano compagnia concretamente eravate voi in generale. E quindi niente, io leggevo tutti i DM, rispondevo, cose, ed ero felice, cioè felice. Mi bastava quello per, come dire, far passare la giornata. Un giorno mi risponde una storia un certo ragazzo che si chiama Edo. Questo Edo, ti giuro, ancora oggi, vabbè, anzi, non dirò niente comunque. Mi risponde la storia questo Edo. E va bene. Mi fa: guarda, sul punto di te, Sofia, perché ci avevamo appena lasciati, la prima volta che ci lasciavamo. E mi fa: ho sentito di te, Sofia. Mi dispiace tantissimo, però sono sicuro che tornerete insieme. Questo e quest'altro. E in qualche modo è stata un po' una spalla per me, perché comunque mi faceva mezzo da psicologo. E Edo. Una cosa particolare è che è un profilo vuoto, cioè avete presente tipo l'omino grigio che c'è nell'immagine profilo quando non c'è nessuna immagine profilo? Quello. E il nome è Edo, non segue nessuno, nessun post, cose. Allora mi sono detto, chi è questo anonimo? Non l'ho mai capito, non lo voglio sapere tuttora. E fatto sta che appunto ci faccio amicizia, amicizia, poi appunto lui parlava perché voleva rivederci insieme a Sofia e tutto. Conto sta che abbiamo iniziato appunto a legare sempre di più, e anche dopo che avevo finito la quarantena e ero tornato comunque in circolazione, mettiamola così, continuavo a sentirlo quasi quotidianamente, perché comunque parlavamo anche dei fatti nostri e era molto divertente, diciamo. Comunque, fatto sta che ci continuiamo a parlare, parlare, perché ormai eravamo amici. E fino a circa ottobre, quindi pensate da giugno, una roba del genere, fino a ottobre, comunque la persona inizia a conoscerla abbastanza bene, ma io non ho mai voluto sapere la vera identità di questo Edo. Non l'ho mai voluto sapere perché, boh, l'ho preso un po' come un angelo custode, non so come spiegarvelo. Vabbè, fatto sta che succede? Succede che Edo, ovviamente. Prima cosa per cui mi ha scritto era appunto per far tornare insieme a Sofia. E quindi non sapevo che di nascosto, cioè di nascosto, vabbè. Non pensavo, cioè non sapevo stesse comunque scrivendo anche a lei, tipo sì, dovete tornare insieme, queste cose qua. E quindi tutto di nascosto facevo, vabbè, lasciamo stare. Grande Edo, se sei in questa live ti mando un bacione. E vabbè, fatto sta che appunto ha scritto a Sofia in DM. E a ottobre mi fa: Davide, ti devo dire una cosa. Faccio: oh, dimmi. E mi fa: Sofia mi ha risposto. Ma come? Sì, io, cioè, Sofia non è una tipa troppo social, capito? Quindi è difficile che risponda alle persone in DM, ok? Quindi mi sono detto: com'è possibile che abbia risposto alla stessa persona con cui io mi sento da 4 mesi ormai? Che tra l'altro è un profilo anonimo, è un profilo inesistente, capito? Quindi è ancora più improbabile. Vabbè, fatto sta che iniziano a parlare e viene fuori che anche lei comunque sentiva la mia mancanza, tutte queste cose qua. Quindi alla fine, da lì, Edo ha fatto un po' il cupido della situazione. La cosa più divertente è che non sapevo neanche chi fosse, cioè, capito? Ha fatto il cupido, l'ha fatto perché ci voleva bene, cose. E appunto, fatto sta che siamo tornati insieme. Poi, è andata come è andata, perché è finita, l'ho già detto, però insomma. È stata davvero una bella storia. Io quando è successo mi sono detto, cazzo, è destino, cioè è destino per forza. Non è possibile che entrambi rispondiamo a un profilo anonimo con zero post, cose. Impossibile. E quindi niente, io l'avevo presa molto come un segno del destino. Però sì, mando un bacione a Edo, che è sicuramente qua in live. Poi vabbè, quando è finita ed ho anche provato a scrivere, tipo, che io ho detto che ci crederò per sempre. No, non ci crederò per sempre. È stata una bella storia. È finita, le cose belle iniziano e finiscono, quindi va bene così. Va bene così. E sì, che grande Edo, no, Edo spacca, Edo spacca. E ora Edo, anche se non mi farà più da Cupido,
oppure magari me lo farà con altre persone, non lo so, Edo, prendi nota. E comunque noi due continuiamo a sentirci, e forse lo inviterò a bere un caffè, non lo so, perché forse voglio vederlo in faccia. Sì, forse è ora, forse è ora. E quindi niente, sono felice di tutto quello che è successo. Anzi, non dico neanche che non ci avrei dovuto riprovare, perché non voglio vivere con risentimenti del tipo dire oddio. Tipo, magari se fossi arrivato a questo punto senza aver fatto tutto quello che ho già fatto, avrei detto: ma magari se avessi dato la seconda possibilità, saremmo stati insieme per sempre. No, quindi insomma, sono felice di aver fatto quello che sentivo. Assolutamente, assolutamente. Chiaro, assolutamente. Assolutamente. E sono molto felice. E niente, semplicemente era da chiarire. Era da chiarire. Non ho altro da dire, quindi se volete farmi delle domande voi, insomma. Perché è entrato ora? Sì, sono single. Semplicemente, appunto, l'ho detto perché, regà, cioè non ce la facevo più, nel senso, non ce la facevo più a svegliarmi, vedere tutti che mi scrivevano di Sofia, se stavate ancora insieme, no, cioè non ce la facevo proprio. Quindi, è giusto così, è giusto così. Scusa se posso, ma come mai vi siete lasciati? Guarda, semplicemente a volte le cose non vanno come devono andare. E quando non vanno come devono andare, non ha senso portarle avanti. Semplice. Molto semplice. Io appunto, ovviamente le auguro il meglio di tutto. L'ho chiesto comunque di non farsi più sentire, non siamo amici, perché non credo nell'amicizia dopo che ci si lascia, assolutamente. E questo è. Questo è. Magari sbaglio io, non lo so. Probabile, però. Oh. Saggio. No, più semplicemente sono decisioni. Cioè, ci sono tante persone che decidono di rimanere in amicizia. Io semplicemente non me la sentivo. E quindi è stato giusto così. Grazie, no. Dove ho preso la felpa? La felpa l'ho presa online, solo che mi è arrivata un po' rovinata, quindi mi sono dovuto mettere io col pennellino a fare tutte le righe bianche e le cose. E è stato un po' davvero uno sbatto, però ne valsa la pena, penso. Sì, dai. Te l'avevo detto. Allora, raga, voi me l'avevate anche detto di non fidarmi, questo e quest'altro, però, nel senso. A parte non fidarsi non c'entra, perché comunque cioè, è finita comunque bene. E, semplicemente appunto non voglio andare avanti dicendo oddio se non l'avessi fatto. Bisogna provare, riprovare, riprovare, oh. Cioè, nel senso, che ne sai? Ammiro molto la tua arte, grazie mille. Mi raccomando, il 3. Al cuore non si comanda, sì, ma poi, raga, la vita è troppo strana, cioè, che ne so che magari, non so, mi rinnamoro domani, capito? Nel senso, è quel che è, insomma. E non ti ho detto di non fidarti, ti ho detto che non sarebbe finita bene. È finita e basta. L'unica cosa che mi dispiace è che appunto, anche se ormai ha comunque una cosa un po' vecchia, cioè avevate capito ormai sarà un mesetto che non siamo più insieme. L'unica cosa che mi dispiace è che è un mese che appunto non la sento niente e sembra che insomma abbia un po' dimenticato alcune cose che ho detto, tipo persone che non vogliono assolutamente il suo bene, ma che le ronzano attorno.
Va bene così. Come va la palestra? Da Dio, davvero da Dio. Questo ce l'abbiamo in casa, raga, ce l'abbiamo in casa, troppo figo. Hai fatto bene a riprovarci, se no ti portavi dietro solo un rimpianto. Esattamente. Ora vado a fare il TikTok con te, così finisco come quella con la tipa. Come quella tipa con biondo. Aspetto il video allora. Con Pat invece, Pat in realtà c'è poco da dire, nel senso, anche se lui non ci crede, insomma, nel senso, non è che lo odio o altro, semplicemente secondo me ha sbagliato alcune cose e i rapporti non possono tornare più come prima, semplice. Poi io, vai a dire Maya. Non era la persona giusta probabilmente, può darsi, molto probabile, oppure comunque, cioè raga, bisogna mettere davvero in conto tante cose, cioè anche il fatto che viviamo a non so quanti chilometri di distanza, cioè comunque è difficile a quest'età, quindi io, che ne sai, magari ci incontriamo tra 10 anni, magari non ci incontriamo mai più, è la vita, è la vita. Però capito, è stato assurdo perché io pensavo fosse tipo un segno del destino, no? Una roba incredibile. Però è stato bello, dai. È stato bello, è stato bello. La vita è una, esatto. Mettiti con Bri. Ragazzi, allora, c'è da dire una cosa. Uno, purtroppo a me Bri non interessa per niente. Ma comunque, io ho una forte etica personale. Per questo, anche se. Comunque, Patrizio ora nella mia quotidianità non ha nessuna significanza, diciamo, cioè non c'entra niente con me adesso. Io non farei, cioè, non riesco neanche a guardarla con occhi diversi, cioè, diversa da un'amica, perché comunque Patrizio ha significato tanto per me, anche se adesso appunto non sono in buoni rapporti, quindi va proprio dentro di me, non, cioè. Non c'è interesse, semplicemente. Anche se appunto adesso io e Patrizio non siamo neanche amici. Dispiacerebbe essere ruolato, non so cosa voglia dire, però insomma. Va bene. Ora inizieranno a shipparti anche col comodino. C'è qualcuno che gli interessa? Sinceramente no. Poi, boh, si sta avvicinando l'estate, quindi. Ci si ripensa ad ottobre, dai. Poi comunque finché non trovo la ragazza giusta non c'è neanche la testa. Cioè, nel senso, io da innamorato, da fidanzato, sono accecato davvero, quindi ok. Ma finché non riprendo quella, insomma, Tommy. Il cappello è molto semplice, questo qua. Non so se si vede, spero di sì. Sempre tranquillo rispetto alla prima rottura, assolutamente, ma anche perché la prima rottura davvero mi ha aperto gli occhi su tante cose. Tante, tante cose. Sono stato di merda, però davvero mi ha fatto crescere. Vorrei più tempo per me. Bravissimo, Lelino. Quindi sì, questo è. Quest'estate di nuovo a Gallipoli. No.
Ho altri viaggetti da fare. Devo andare a Pag, in Croazia. E per chi me l'ha chiesto, ci vado dal 20 al 30 luglio. Quindi ci becchiamo lì. Tommy, no! Dopo chiami. Devi chiamarmi dopo, cioè, per forza, dobbiamo parlarne. Nel senso, per forza. Ti faccio innamorare io. È difficile, te lo dico, è molto difficile. Però. Quando vai a Pag, 20-30 luglio. Vado con la mia bella classina, la mia classe. E niente. Ok, ci vediamo in Croazia. Dai, ti aspetto. Ti aspetti in Calabria? Io tra l'altro sono mezzo calabrese, quindi ci vengo anche abbastanza spesso, cioè una volta ci venivo abbastanza spesso, adesso non più. Soddisfatto di come sei mentalmente? Sì, devo dire sì. Tommy, c'è poco da fare, dopo però devi chiamarmi per forza, cioè non... Nel senso... È quel che... Ditemi chi vi piacerebbe vedere dentro i miei video, quelli che usciranno tra poco, dal 3. Chi vi piacerebbe vedere come comparsa, perché i video sono davvero, cioè posso farci di tutto. Quindi ditemi chi vi piacerebbe vederci dentro. Se a Bologna no, ora sono a Milano. Non vedo più le domande. Però, va bene. Mi fai ste facce? Posso fare la comparsa, ma se vuoi. O lei deve fare la comparsa nel mio video. Sì? Sì? Certo. La Ma mia... che video? Quelli artistici. Ah, ok. Quelli che escono dal 3. Pensavo quelli porno. No, no. Perché queste cose lì? Dai, una battuta. No. Intrattenimento. No. Si può dire. Con la gomma fai ASMR, si sente? Che fai, cagoma? Chi so ASMR. tutte. Guarda che mondezza di merda che Ho sei. capito, fra appena messa lì, dai, su. E ti prende anche la gomma. Sei uno No, ho schifo. portato la roba. Ok, no, c'è tutto. Ciao. Ciao. Niente, tutto questo discorso comunque era per dirvi che non ci odiamo, cioè almeno io non la odio, quindi spero anche lei. Semplicemente non abbiamo più nessun contatto. E niente, l'ho fatto anche perché appunto adesso mi sto, diciamo, come dire, sta iniziando un nuovo capitolo, capito? E non mi sembrava giusto portarmi dietro cose che ormai erano vecchie. E quindi insomma, era giusto dirvelo anche perché comunque quando condividi una relazione sui social è giusto anche dire quando finisce, mi sembra il minimo. E questo è. Come stai? Ora sto davvero, cioè, sto bene. Sinceramente mi ha aiutato anche molto meno rispetto alla prima di volta perché boh, quel qualcosa si era già rotto tempo fa. Poi si sta un attimo ricomponendo, però non c'è stato abbastanza tempo, mettiamola così. Credo che odiarsi dopo una relazione sia quasi impossibile, come rimanere in un rapporto, con un buon rapporto. Boh, in realtà è possibile odiare, cioè forse odio è una parola un po' troppo grossa, però secondo me è possibile. Ti stai sentendo con una nuova? No. Quanto tempo fa vi siete lasciati? Mesetto fa. Comunque mi dispiace perché ci è rimasto male. Anche perché leggevo messaggi del tipo: no, non può essere, non può essere. Mi dispiace. Però. Ciao Francesca.
Sei persona rancorosa? Sì, molto, sinceramente. Non capisco il perché. Non sempre c'è un perché. Lo sto leggendo. Vabbè. Questo per dirvi che appunto si apre un nuovo capitolo. Non so cosa succederà, non ne ho la più pallida idea. Questo è il bello. Quindi insomma, state connessi il 3, mi raccomando, perché dal 3 in... Ah, tra l'altro, tutti i video che ho fatto, li ho fatti tipo mesi fa, li ho preregistrati. Quindi si vedrà palesemente che nei primi video sono molto più cicciotto, cioè molto più pieno anche in faccia, in corpo, sono molto più grosso, capito? E andando avanti si vede sempre la progressione anche del fisico, quindi buono, molto buono. E niente, sono felice di averlo detto, di essermi tolto il peso, perché era diventato un peso ormai. Cioè, anche tipo ieri sera sono andato in discoteca e non so quante persone mi hanno chiesto, ma con Sofia? Io ero tipo, domanda un po' particolare. Quindi è giusto così, è giusto così. Boh, ragazzi, io vi saluto. Ho voluto fare soltanto il punto della situazione. Adesso si ricomincia, sempre più carichi ovviamente, perché ce ne saranno davvero delle belle, ve l'assicuro. E niente, buonanotte a tutti, anche se sono le 9, allora buona cena, buon qualcosa. Mua.